Allora, dobbiamo esplorare bene la zona, che qui c'è una barca da aprire, chiave col feto 6 ali, tutte cose che non abbiamo al momento, e vediamo un po' dove ci porta dopo lo sconvolgente... Oh no! Lupi mannari, o come li chiamo io, lupi mannaggia, N non voglio affrontare lupi mannari, non ho tutti sti gran colpi. Mi tocca farlo, per forza, mi tocca farlo. Eccoli qua. Vai via, lupo mannaro, aiuto! E vabbè. E sono pure arrabbiati, questa è quella mannaia. Oh, mi becca, mi becca. Qui non finisce bene, qui non finisce bene. Oh, bene. La pistola ha fatto il suo effetto. Oh, shit. Oh, shit. Oh, no. Oh, no, 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 no. Mi ha ferito malissimo. Ma fanno malissimo. Sono brutali. Sono brutali. È fantastico. Fanno veramente dei danni questi. Va benissimo. Allora. L'ultima volta siamo arrivati a esplorare la zona. Come vedete, si può fare di più, si può creare più polvere da sparo, scarti arrugginiti. Creiamo un bel po' di proiettili, altrimenti... Ciao Coin! Ciao Coin! Poi ti lascio andare se devi preparare anche tu. Mi sembra che parti alle 5 del pomeriggio oggi con Euro Truck, giusto? Il leggendario Euro Truck Simulator. Benvenuto, benvenuto. Eccoci qua, intanto. Basta che mi avvisi quando parti. Allora, intanto. Coin! Pronto, scatenato. Oggi hai già fatto una live sportiva. Immagino che sarei stanco. Io quando faccio due live al giorno mi stanco tantissimo. Stasera ne faccio una, come hai detto tu, sui testi musicali. Ma è rilassante, almeno quella è rilassante. Ce ne sono di più impegnative. Ti sento al momento. Mi senti? Ah, già, giusto. Benissimo, benissimo. E io stavo parlando, infatti. Volevo scriverlo, ma il controller non mi ha lasciato scampo. Basta che mi dici quando non ti senti più. Allora, ecco qua, dicevo che comunque Village oggi è pronto a regalare misteri perché dobbiamo esplorare l'intera zona nuova ed è buia, come vedi, è buia, vado piano io, perciò grandi scossoni non dovrebbe averne. No, ma qualcosa ci sarà perché se ho fatto tutto sto casino, ho ammazzato i cosi, i lupi mannari, ci sarà qualcosa. Oh, tizio, grazie, mi sono preso un colpo. Tizio, tu che sei sub, potresti anche provare gli ultimi suoni, che dici? Vuoi provarli te? No, non sono per sub, sono per regular. Attenzione, li ho messi per tutti, ragazzi. Va che bravo. Gli ultimi due, tizio. A te l'onore. A te l'onore di provare gli ultimi due. Va bene, io sto cercando intanto. Chiave della barca, facile. L'hai riconosciuto dal... Sì, l'ho riconosciuto dal sound, ognuno ha i suoi sound. Tipo Toxic Beast lo riconosco dal ruggito o dall'alleluia. E invece riconosco lui dal suono. Va bene, penso che ci siano altri nemici qua. Oh, sono proprio qua, non posso fare la stealth, vero? Io voglio evitarli. Oh, c'è quello grosso! No, quello grosso non lo batto, quello grosso non lo batto. Are you ready? No, no, ma non sono questi in realtà, erano quegli ultimi due, dicevo, però tu puoi usare quello che vuoi. Oh no, no, mi becca, mi becca. Potrei però nascondermi dentro. È che mi chiedo, ma quanto serve? Eccola qua, are you ready? Grazie. Grazie mille. Questa è pazzesca, pazzesca. Va bene, allora io scappo, vorrei evitare i nemici. Anche se comunque questi qua mi danno tante belle ricompense in denaro. No! Questo è forte. Oia, Faust! Fa male. Cellulare. Ai, mi fa male questi. Lupi mannari. Oh, che bello. Ok. Ma mi danno qualche ricompensa, sì, vero, perché sto consumando un sacco di cose, mi fa male. Ancora uno. Oh, non lo uso più.
Va bene, adesso non lo uso più. Oh, mi sbudella! Cosa dire, davvero? Non posso neanche commentare, ma grazie davvero, sul serio. Ecco qua, abbiamo trovato un cresto cristallizzato perfetto. Sarà contento il mercante, sarò contento io quando mi dai i soldi, il mercante. Fatto colpire! Incredibile! Grazie davvero, veramente. Allora, recupera salute. Sto morendo di nuovo. Ed è la mia penultima cura. Perciò... l'ho sognata stanotte, la cura di Battiato, bellissimo brano, sognato proprio stanotte. Io adoro quella canzone, per me è una delle più belle mai sentite nella musica, ma non è neanche la mia preferita di Battiato, solo che è veramente bella. Allora, eccoci qua. Si va su, devo andare alla barca. I own the boat, mother... Ok, comunque dicevo, per Tizio, se ci sei ancora, Tizio, ti faccio sentire questa qua. Vediamo un attimino, com'è che si chiama? Bilbo, mi sa che non l'ho messa. No, non ho ancora messa, l'ho preparata ma non l'ho messa. C'era l'altra, quella... Cosa gli ho fatto? Signor De Luca, io sono suo fan, non posso farci niente. Non mi lanci, non mi mandi addosso i carabinieri con lanciafiamme, la prego, cioè... Ci sono altri modi di risolverla, ci sono altri modi. Ovviamente sta delirando sempre di più questa battaglia, sta delirando sempre di più. Nel frattempo noi andiamo avanti, qui c'è Tella Melma, che non si distrugge. Questa sì. Ok. Vengono tutte dal signor Salvatore. Signor Salvatore. Ste cose le fa. È melma di melma. Ok. Va bene, dovrebbe esserci quindi... Buonasera dal vostro Jack... Oh, guarda, Mattia, senti qua. Ti mando questa, ciao Mattia. Oggi l'emergenza è bloccare Jack Leone Max. Ma com'è possibile? Chiudiamo i parchi pubblici, chiudiamo i bar, chiudiamo i pub. Ti trovo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina. Ti obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni. Ciao Mattia, sentito, mi ha mandato in quarantena 15 giorni. No, ovviamente qui si scherza, eh. Ciao Coin, comunque grande ciao Coin. Che sarà il mio prossimo vocale, il mio prossimo comando insieme ai due che mi... grande Tizio. Mamma mia. Cos'è? Grazie per il conga. Ma perché c'è sta visuale? Non avevo mai visto... Sta visuale in stile... Olè. Ok. Anche qua. No, scusatemi, sono arrivato fino a qua. E ci sarà qualche segreto, qualche cosa misteriosa qua dietro. Posso? No, direi di no. Non posso. Senti questo, grazie per il De Sica. De Sica è fortissimo. Ne ho aggiunti un po' per sound regular. E voi siete tutti regular, quindi potete usarli. Potete usarli quanto volete, ragazzi. Sapete che non ci sono problemi. Ma veramente, non so. Forse sarà per scappare a qualcosa che ti mettono questa. Non lo so, io devo andare alla barca. Ma mi spiace perché mi manca ancora qualcosa, secondo me. Ho la sensazione di non aver esplorato tutto, ma proprio tutto. Fatemi riprovare, scusatemi. Sapete che è la prima volta che lo gioco. Cannone speciale, quasi Mattia, quasi. Dai che ci scateniamo il cannone speciale. Ok. Ma sai che è stato un periodo di compleanni di utenti? Abbiamo fatto un sacco di auguri. Il giorno dopo te... No, niente, questo non gli fa niente qua, strano. Il giorno dopo te c'è stato Alex. Poi c'è stato... Eccolo! Sei pronto, Goku? Grande, veramente, grazie davvero. E dicevo, ci sono stati diversi compleanni sti giorni. C'è stato poi Dragias, poi c'è stata June. Quindi un po' di gente che ha compiuto gli anni in questi giorni. Mi fa piacere vedere tutta questa felicità a gennaio. Nascono tutti a gennaio. È un bel mese, devo dire la verità. È un bel mese, sono tutti bei mesi. Fan di Dragon Ball, fatemi sentire. Oh sì, preparati, anzi... Preparati a finire carbonizzato! Ce l'abbiamo. Abbiamo anche sei un folle. Sono tutti liberi, puoi usarli quanto vuoi, Mattia. Basta che li copi. Eccolo, l'ho anticipato. Stavolta non è Tizio, stavolta. Incredibile. Incredibile, davvero, era Coin. Allora, io sono tornato qua. No, non devo andare qua. Ho fatto tutto il giro attorno. Va bene, io devo andare. Comunque quanto è buio, eh. Io ho visto un altro streamer, anche lui ha evidenziato. Ma io non ho mai visto un gioco così buio. Neanch'io non ho mai visto un gioco buio come questo. È veramente incredibile.
Altra melma. Ma secondo me si sblocca se magari sconfiggo Salvatore. Penso che si possa sbloccare. Andiamo a vedere. È un mistero, perché io ho già la chiave della barca. Posso andarmene tecnicamente. No, mi sa che era giusta quella strada. Ecco, siamo arrivati qua di nuovo. E qui? E qui niente? Ma non mi fai passare da qui dentro? Tipo, qui dentro non posso. No, sicuramente qui dentro non posso. Qui sopra ci fosse qualcosa, non c'è nulla. È strano, eh. Sembrava proprio un luogo adatto per la fuga qua. Io sto guardando Arcane, ma com'è bello, come dicono? È veramente tanto bello, se non sono esperto. A Little Nightmare in alcuni punti si vede meno. Eh sì. A te, Con, piacerebbe sicuramente Limbo. Non ho dubbi che per uno che ha amato Little Nightmare, Limbo ti piacerebbe. Non è così impossibile come gioco. Un po' di spacca cervelli per la strategia, ma nulla di impossibile. Ti piacerebbe, anche perché è quel crudo ma carino, nel senso comunque rimane carino e tutto, nonostante sia brutale per le solite questioni, ma rimane carino. Va bene, io sono rimasto di qua. Magari mi manda la barca, ma sì, c'è la barca, allora è giusta la strada, perfetto, perfetto. Ce ne andiamo, finalmente, non dobbiamo affrontare... Chi è? No, se ci sono nemici li affronto, non li affronto io. Basta nemici, ok. Chiave della barca. Sai che mi appare dei giochi, potrebbe piacermi. Non mi sorprende, ci assomiglia. È stato consigliato anche a me proprio perché assomigliava a Little Nightmare. L'ho giocato per conto mio, non in live. Ma c'è scritto qua? Allora, qui intanto, come in Resident Evil 4, c'è la zona della barca, lago artificiale. Va bene, io avevo visto che c'era qualcosa di interessante e di utile dalle parti dove iniziava... Ma non posso andarci? Posso andarci? Ci sarà il modo. Magari sfondo qua. Sfondo la barriera! Sai che bello se lo sfondo veramente? No, non me la fa sfondare, che peccato! Arcane lo sto guardando. Comunque sì, l'ho sentito, ha un voto altissimo. Io invece mi sto vedendo la vecchia serie di Batman, quella animata degli anni 90. Ma cavolo, si è fatta bene. Cavolo, non diresti neanche che è una serie degli anni 90, per come è fatta. Cioè, dalle spanne alle altre serie. Sembra incredibile, veramente. Eccoci, siamo tornati. Sì. No, cosa sei te? Cos'era? Me lo chiedo anch'io, cos'era? Ah, facciamo un attimo il giro attorno, forse da qua posso prendere qualcosa. Io ho paura che mi mangia sta roba. Vabbè, ma se mi mangia, checkpoint ce l'abbiamo. Va bene, allora esploriamo. Qui è tutto bloccato, come vedete. Peccato. Non è The Last of Us parte 2, che ha la parte in barca fatta benissimo. Cioè, si vede che è una cosa extra questa. Non è fatta male, come controlli. Non è comunque quella là. Infatti è... Non puoi andare dove vuoi, non puoi fare quello che vuoi, devi solo seguire il percorso. Vabbè, peccato. Mi sarebbe piaciuto se avesse avuto una parte alla The Last of Us parte 2. Ci saremmo emozionati insieme. Va bene, direi che si può scendere. Ma non c'è nulla che posso prendere in acqua? No, non c'è nulla. Ci sono rimasto male, neanche qualche tesoro, qualcosa. Insomma, deludente. Sempre che non sono tornato indietro. No, è zona nuova. Cosa succede qua? Un capanno. Laboratorio di ricerca. Chi è? È Moreau. Ma no, che... Non è Moreau. Ethan. Ma no. Oh! E Chris! L'assassino! Hai ucciso Mia! Ammazza anche me e finisci il lavoro. Oh, mamma Chris! Hey Cap, I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. No, ci molla qua! Ci ignora! Ci ha rovinato la famiglia! E ci ignora! Hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. Mamma mia, è clamoroso Chris. Ragazzi, è clamoroso. Ma è quello del 7? Sì, è lui, è il protagonista della serie Resident Evil. Per qualche ragione ci ha ammazzato, ci ha trucidato la moglie. Ce l'ha trucidata a freddo con un mitra. L'ha trucidata e ce l'ha lasciata nel sangue.
E ci ha portato via la bambina, la neonata, e noi dobbiamo recuperarla. E non ci degna, ci ignora. Neanche ci lascia fare la nostra vendetta. Non gliene frega un tubo, non gliene frega un tubo di nulla. Io non so cosa è successo a Chris. Non sarà più in lui, non sarà più. Eccolo, Salvatore, italiano, anche lui. Salvatore. Carinissimo, L'uscita sott'acqua, sei finito. Sott'acqua. È troppo tardi. C'ha un occhio sulla schiena. La cerimonia. Miranda ha mandato te. Ma perché gli dai del patetico sto poveraccio? Ma è un rospo. Dovrei esserci io con lei, non tu. Sta proprio bene. Oh, che schifo, ragazzi. Non voglio vedere ste scene. Non riesco più a trattenerlo. Posso aiutarlo? Cioè, mi fa pena. Io non voglio ammazzare sto coso. Mi fa pena. Non voglio ammazzarlo. Non so cosa è successo. E lui? Aia. Mi sa che è un po' più grosso di quello che sembra. Eccola, grande tizio. Aiuto, mi fa fuori. In pratica è diventato un mostro gigante. È diventato un mostro gigante. Da una rana è diventato un mostro gigante lui. Beh, promette bene. In pratica siamo bloccati qua con un mostro che ci segue. Va bene. Clinica di Moreau. Va bene. Qui si va alla clinica. Quindi sarà la strada giusta? Non credo però. No, non si può andare qua, è tutto sfasciato. Che bello però. Cavolo, rimuto, ti lascio in lui. Va bene, intanto ho già preparato anch'io di là, mi dovresti vedere in chat fra poco. Comunque scrivo poi nel caso. Va bene Coin, grazie di tutto, un altro bello shoutoutino per Coin, mi raccomando ragazzi. Seguite anche il buon Coin, che è un ragazzo splendido di carattere, persona seria. E soprattutto saprà rilassarvi e intrattenervi anche con grande conoscenza sportiva. Guardiola. Cavolo, è un allenatore. Guardiola. Oh no. Sono suoni strani, io non devo smettere di spaventarmi. Interagisci. Istruzioni per il guardiano del lago artificiale. La pioggia intensa può causare danni alla zona di pesca del lago. No, sti suoni non mi piacciono. Interagisci. Mi dà una mappa con tutte le cose che vanno fatte sulla mappa, come se io mi ricordassi tutto. Niente. Rosso, nero, blu, rosso. Pensi davvero che ce la faccio? Rosso, nero, blu, rosso. Non c'è corrente, ovviamente. Ovviamente non c'è corrente, ragazzi. Ripristina corrente della diga. E non abbiamo neanche salvataggi, qua è la cosa brutta. Non abbiamo neanche il punto di salvataggio. Questa è aperta? Allora, abbiamo un po' di zone da esplorare. Una è la controllo della diga, che al momento non possiamo farci molto. Eccoci qua, bella stanza di salvataggio. E guarda chi c'è qua! Guarda chi c'è qua! Il nostro mercante preferito. Vendi oggetto, cranio cristallizzato, ok. Sarà con te. Aggiungere poco diventerà molto. Al momento ve lo dico io, abbiamo 45.000 lei. Collana con due incavi, Maddalena. Questo qua possiamo darlo alla statua, mi sa. Però non c'è scritto di valore, perciò aspetto. Tanto, un pollo. Il pollo è per cucinare. Abbiamo la carne di qualità. Sì, con carne e pesce posso fare la ciorba de pork. La ciorba de pork. Gustosa zuppa a base di carne di una creatura che vive solo in questa regione. Buona. Ma che bello, ciorba de pork. Bella, dai. Facciamolo, dai. 3. Pesce 1. Ah, thank you. I can hardly wait. Just excuse me a moment. Possiamo farla? Mettiamoci i fornelli. Ci dà più vita, di solito. O altro. Fa venire fame. Apologies for the wait. Here's your share. Eccola qua. Il danno ricevuto durante la guardia è stato ridotto di molto. Mamma mia, che roba. Questa non posso.
Questa non posso. Mi manca la carne. Questa posso. Il pilaf con carne. Altrimenti abbiamo questo già fatto. Pilaf con carne. Abbiamo tutti gli ingredienti. Mettiamoci i fornelli, va bene. Stiamo estinguendo le specie animali di questa zona. Pilaf con carne. Non mi dice cosa serve. Il danno ricevuto durante la guerra è stato ridotto praticamente. Utile. Not a bad dish. Dobbiamo ancora farne tre di ricette. Di cui pesce pelibrato, carne succulenta. E carne, tanta carne, tanta carne, tanto pesce. Risorse. Non abbiamo altre valigette al momento, non abbiamo altre valigette. Potenziamenti. A me servirebbe potenziare il fucile. Il slot del fucile, mi sa che non me lo fa fare, perché abbiamo già il massimo. La pistola, possiamo farla ancora un po', e ne approfitto per farlo. Ecco qua. Are more dexterous than one might think. Velocità di ricarica non è così utile alla fine. Facciamo piuttosto la potenza. This simple modification can be done in just a moment. Il fucile, questo qua, si è messi bene. Velocità di ricarica, capacità. Al momento non l'abbiamo usato, perciò aspetterei. E boom, stiamo facendo bene. Potenza 640, questo 760. Capacità solo 4, non è granché. Vediamo un po', vediamo un po'. Magari la teniamo così, dai. Facciamo così. Riprendo questo fucile qua, lo metto come principale equipaggio. Ecco fatto. Tanto i proiettili sono sempre gli stessi. E lo volevo equipaggiare come... Ecco qua, vediamo, con scelta rapida al posto di questo. Perfetto, l'abbiamo fatto. La pistola, teniamo questa qua da 16 al momento, che l'abbiamo potenziata bene. Ok, abbiamo tutto quello che ci serve. Salviamo. È stato un bellissimo passo avanti. Sono un bellissimo passo avanti. Eccoci qua intanto. Bene, bene che si va, ragazzi, come si va? Si va in giro. Finalmente. Stiamo esplorando questo posto immenso. Devo dire che veramente come atmosfere è come il 4, ma fatto in ultra HD, è una roba impressionante. E non è il 4, è ancora più espanso, cavolo, ma vedete che robe belle, anche quando apri queste porte dici, wow, che bello scenario, cioè, veramente, io non so, non riesco a rendere l'idea di quanto sia bello questo gioco, ma veramente lo è tanto, lo è davvero tanto. Ok, c'è un qualcosa qua dietro. Se poi riesco a trovare anche l'ultimo enigma, cioè il prossimo enigma, fluido chimico mi serve sempre. Mi serve anche un'erba verde. Ce l'ho? Sì. Ho tanti fluidi chimici e poche erbe verdi, purtroppo. Poche erbe verdi. Va bene, e questa è andata. A meno che nelle ricette non ci sia qualcosa di utile. Torno un attimo dal mercante, perché magari ho saltato qualcosa. Chi è? Ah, è sempre lui, quello che fa quei versi. Mamma mia, sta prendendo un colpo. Ha digerito male quell'uomo. Però, ditemi voi se non è simpatico. Stiamo guardando i tesori. Questa collana... Non c'è modo di aprirla, però non c'è scritto di grande valore, di solito te lo scrive. Sei di grande valore, te, sei di grande valore. Eccoci qua. Di grandissimo valore. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Sì, vabbè, ma è stupendo, veramente. Ma... Ok, possiamo andare, benissimo. Adesso non c'è più nulla che ci aspetta. Ah no, giusto, andavo dal mercante per vedere ancora una cosa. Risorse. Se ha progetto munizioni fucile, ma mi serve, esattamente. Munizioni fucile precisione pure. Munizioni esplosive, munizioni stordenti. Ma quante robe c'è? Progetto bomba artigianale. Costa un po'. Prendiamoli, dai. Ma sì, prendiamo, dai, per quel poco che costano. I progetti abbiamo tutti. Quindi ora possiamo divertirci? Please come again. Allora, andiamo avanti. Dicevo, guarda che bello il mercante, ci ha dato un sacco di nuove ricette. È fantastico, è una figura misteriosa, un alleato, ma un vero alleato? Non lo chiamerei un vero alleato, però ci sta dando una mano, ma avrà i suoi interessi, penso. Non penso che sia così generoso. Poi, beh, diamo soldi, quindi comunque
qualcosa di utile facciamo per lui. Vediamo cosa succede. Questa manovella è vecchia e consumata. Sembra possa staccarsi da un momento all'altro. Spero non si rompa. Ce ne resta solo un'altra, quella del secondo mulino. Manovella? Io la voglio manovella. Mi serve una manovella. Oh, la gallina! Incredibile! La gallina! Dove andate voi? Mi serve il pollo. Datemi il pollo. So che sembra una cosa brutta, ma serve davvero. La gallina! Tizio, la gallina! Mi spiace, ma mi serve per le ricette. E ce n'è un'altra di gallina. Grazie qua. Per la gallina. Grazie per il pollo. Grazie per il pollo. Ma quanto pollo che mi danno. Mi spiace, però ormai ci sto facendo l'abitudine. Sto diventando un mostro. Sono cambiato. Non sono più il solito Jack degno di se stesso. Frammento di cristallo.